questo ritardo, ma il ministro Alfano aveva di là una conferenza importante sul Consiglio dei Ministri, quindi abbiamo fatto prima che abbiamo potuto, lo ringraziamo della sua presenza. Inauguriamo in qualche misura questo non uso della nuova tecnologia per la conferenza stampa, quindi siamo qui nell'ufficio personale dell'onorevole Alfano. A Sanremo abbiamo televisioni, stampa, agenzie che aspettano quindi la comunicazione relativa alle elezioni amministrative di Sanremo. Quindi io lascio la parola all'onorevole Alfano. Grazie Tonino, io ringrazio tutti gli operatori della stampa che si trovano lì e che hanno avuto la cortesia e la gentilezza di aspettarci. Noi parliamo da Roma, dove si è appena svolta un incontro con i vostri colleghi della stampa, che è stato ripreso anche da Rai News 24 in diretta, da Sky 24 in diretta, e abbiamo comunicato i risultati importanti di un Consiglio dei Ministri che ha ridotto le tasse, a cominciare dal 1 maggio, ha ridotto le tasse di 10 miliardi sulle persone fisiche, 10 milioni di cittadini saranno interessati, coloro i quali hanno 1.500 euro al mese di reddito netto potranno guadagnare 1.000 euro in più all'anno. È un grande risultato che il nuovo centrodestra incassa alla prima seduta del Consiglio dei Ministri, realmente la prima seduta operativa. Si tratta ovviamente di un risultato che si abbina ad altri due grandi obiettivi che abbiamo centrato, cioè il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e il sostanziale smontaggio della legge Fornero, cosa che farà a nostro avviso aumentare l'occupazione. Sono certo che questi risultati di governo saranno utili anche a una grande persona, una persona in gamba, una persona per bene come Tonino Bissolotti, e gli saranno utili perché evidenziano innanzitutto che Forza Italia incredibilmente si schiera contro la diminuzione delle tasse. È una cosa che mai avremmo pensato che si potesse verificare, bene che anche i cittadini di Sanremo lo sappiano. Noi abbiamo una linea che perseguiremo a Roma e perseguiremo a Sanremo dopo il successo di Tonino, e cioè una linea di non invasività della presenza pubblica e di diminuzione fiscale. Questo obiettivo lo mettiamo nelle mani di un uomo che ha già dato ottima prova di sé come uomo, come imprenditore e come politico, o meglio, come amministratore locale. Io lo ricordo sul palco a dire perché Sanremo è Sanremo, e adesso mi è stato detto che sarà anche il nome di una lista, e io sono convinto che questa lista, stante il nome, avrà un grande risultato. È una candidatura, quella di Tonino, che il nuovo centrodestra ha scelto proprio in riguardo ad una persona. La stima, la fiducia e la storia di questa persona, la stima e la fiducia nei confronti di Bissolotti e la storia di Tonino Bissolotti provano che è una candidatura realmente vincente. Ecco perché i nostri coordinatori di Imperia, cioè Armando Blasi, Alberto Bellotti, Marcello Ballini, l'hanno sostenuta. Ecco il motivo per cui Eugenio Minasso me ne ha parlato con grande entusiasmo, ed ecco il motivo per cui il nostro Paolo Strescino l'ha sostenuta. È una squadra, quella rappresentata dai nomi che vi ho fatto, che è molto molto compatta, molto molto coesa ed è pronta ad una grande battaglia. Noi siamo assolutamente consapevoli della specialità di Sanremo. Sanremo non è uguale alle altre città con lo stesso numero di abitanti. Sanremo ha tanti abitanti, ma vi sono tante città in Italia che hanno lo stesso numero di abitanti di Sanremo, ma che non sono paragonabili per il prestigio esterno e per il ruolo che ha nell'immaginario nazionale. Questa splendida città non sono paragonabili a Sanremo. Ecco perché vi è un'attenzione nazionale del governo nei confronti della città di Sanremo, come giusto ed istituzionalmente corretto. Noi mettiamo in più un dato di affetto nei confronti di una candidatura che siamo convinti potrà servire al meglio questa splendida comunità. Allora, ringrazio l'onorevole Alfano per queste belle parole che testimoniano la ragione per la quale io non ho potuto rifiutare questa richiesta. È venuta da tutti, e avevamo sottoposto qui a Roma una serie di nominativi possibili come candidati, hanno deciso
di chiederla a me, io per le ragioni che ha ricordato adesso dovrà farlo in assoluto, perché devo dire io ho tanti anni che non sono più in politica in prima persona, l'ultima tessera mia rimasta è quella di Forza Italia nel lontano 2003, e ho oggi ripreso quindi per la prima volta una tessera dei partiti, in un partito nel quale credo moltissimo, perché è un partito che finalmente torna a puntare sulle persone, sulla qualità, sul consenso, sulla professionalità, su quello che hanno dimostrato in giro per l'Italia. Le tornate amministrative saranno la base per la crescita di questo partito, che sta già facendo moltissimo al governo, quindi sono felice di questa opportunità che mi è stata data e faremo il massimo per poter portare a casa il risultato migliore possibile. Soprattutto mi fa piacere anche che Sanremo ritorni anche un po' come gira al centro della tradizione politica nazionale, è stata un po' troppo emarginata negli ultimi anni. Sanremo non è solo una festa della canzone, ma una città con tanti problemi da risolvere, e quindi il fatto di avere oggi un appoggio così importante, una testimonianza del nostro Senta Mazzai, nonché ministro degli interni, e questo dà a tutti noi che crediamo in questo progetto grande forza. E se credo lì volete fare qualche domanda, l'onorevole Alfano è a vostra disposizione. Avete visto come già pronto per la fase streaming della nostra comunicazione ha fatto uno speech con i temi di streaming, io ero stato un po' più lungo e me ne sono. Lo conosciamo bene, possiamo parlare? Possiamo, le domande c'era Claudio che era...